spazio recuperato, una nuova vita per una casa di Campi Bisenzio, un tempo in mano alla criminalità organizzata ed oggi donato alla comunità e destinato ad un progetto educativo. È questo l'abstract di una giornata in cui istituzioni, associazioni e forze dell'ordine si sono strette la mano all'ombra di un immobile destinato all'accoglienza di 6 ragazzi provenienti da situazioni di emarginazione sociale. È una sorta di economia circolare della legalità, per cui un bene sequestrato alla mafia viene restituito alla città per uno scopo benefico. È bello per più motivi, intanto perché viene recuperato in un circuito virtuoso una realtà che era invece inserita in un circuito vizioso perché era legata al malaffare, all'illegalità, e quindi invece viene recuperata alla legalità e viene attivato all'interno un progetto bello di attenzione verso i minori e, diciamo, i neomaggiorenni che hanno problematiche di marginalità sociale, e quindi qui alloggeranno in un percorso di autonomia individuale, personale, 6 ragazzi tra i 16 e i 21 anni, in un progetto che può durare da 1 a 3 anni per ogni persona e che ha proprio l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza e quindi un percorso di autonomia di questi ragazzi. Quindi è bello perché viene recuperato dall'illegalità e portato alla legalità con un progetto di comunità, di inserimento nella comunità di persone che hanno dei problemi sociali, di marginalità, e riferito in particolar modo ai ragazzi e ai giovani. Quindi un insieme di realtà, le istituzioni che hanno collaborato, il Comune, la Società della Salute, la Regione e la Prefettura e la Questura e poi l'appoggio alla Diaconia Valdese, che è il soggetto che ha vinto la manifestazione di interesse pubblico e che gestirà per i prossimi anni questa realtà. E poi oggi abbiamo avuto il grande regalo di avere ospite Don Luigi Ciotti, che ci ha, come dire, motivato ancora di più nei nostri propositi. Noi abbiamo un presidio di Libera Campi con il quale c'è un rapporto di collaborazione di assoluta vicinanza, e quindi anche questo è stato un bel momento per tutti noi e penso per la comunità di Campi. Il progetto educativo è stato formulato dalla Diaconia Valdese a seguito di una manifestazione di interesse indetta dalla Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest, conseguente ad una delibera regionale per l'attivazione di progetti sperimentali destinati ad istituire appartamenti per l'autonomia adibiti all'accoglienza residenziale di minori e neomaggiorenni. Attraverso questo progetto, la Società della Salute della zona Nord-Ovest di Firenze risponde a un bisogno emerso anche sul proprio territorio: offrire accoglienza, tutela e protezione a ragazzi in età tra i 16 e i 21 anni, per lo più maschi e privi di riferimenti parentali o provenienti da situazioni particolarmente disagiate. Oggi è un momento molto importante per la nostra comunità, perché vediamo un lavoro che di fatto è iniziato tanti anni fa e che per noi è particolarmente importante, perché si restituisce intanto alla comunità un bene confiscato alle mafie, quindi all'illegalità. E poi questa è un'occasione veramente per ricordare alla comunità il valore della cultura della legalità democratica, soprattutto portata avanti attraverso un progetto di autonomia per i giovani, che sono di fatto il nostro presente ma anche il nostro futuro. Giovani che magari possono fare un pochino più fatica perché le loro storie personali non sono così semplici e lineari come magari quelle di qualcun altro, ma offrire loro questa opportunità significa veramente dare un'occasione di riscatto e con questo riscatto farli vivere dignità e piena cittadinanza. Poter recuperare un bene che era in mano, diciamo, alla criminalità, al malaffare, all'illegalità è sempre diciamo un primo successo. Poi, se questo bene viene reintrodotto nel circuito positivo della società, è ancor più un motivo di grande soddisfazione. Io non posso che ribadire che quando si lavora tutti insieme con la testa, con la volontà e con il cuore, si arriva a questi risultati. Siamo partiti dal 2008 acquisendo un immobile che proveniva da una situazione negativa e adesso abbiamo creato una situazione positiva. Quindi questa storia deve essere d'esempio per tutte le procedure cittadine, tutte le procedure nazionali che dobbiamo fare.
Nel caso della struttura di Via delle Viole, l'accoglienza è riservata a 6 minori e neomaggiorenni in età fra i 16 e i 21 anni. Per loro il servizio socio-professionale della Società della Salute prevede un progetto che ha come obiettivo finale il raggiungimento dell'autonomia personale, lavorativa e abitativa. Gli ospiti di Via delle Viole saranno aiutati, grazie a un percorso integrato con le risorse del territorio, a sviluppare le capacità cognitive e relazionali e ad integrarsi nell'ambiente di vita con la partecipazione ad attività di socializzazione e formazione. I ragazzi intraprenderanno infatti un percorso formativo che terrà conto delle loro capacità, attitudini e interessi. L'accoglienza può durare in media da 1 a 3 anni e sarà monitorata durante tutto il periodo. Riprendersi un bene sottratto alle mafie è tanta roba, lo sappiamo. Ma anche inventarsi un progetto che ha una carica innovativa e che è perfettamente calato su un tipo di necessità che abbiamo come territorio è una cosa su cui puntare giustamente l'accento. Due momenti particolarmente innovativi caratterizzeranno il percorso formativo dei ragazzi. Il primo, il cerchio, ossia il momento di incontro settimanale con tutti gli ospiti, gli operatori e il mediatore per affrontare le tematiche del vivere in comune, ma anche le difficoltà personali e favorire quindi la positività delle relazioni reciproche, facilitando così la comunicazione emotiva e l'individuazione di percorsi verso la completa autonomia. Il secondo, la web radio, quasi radio, attrezzata per le trasmissioni, uno strumento di reale espressione personale di gruppo, attraverso il quale i ragazzi, con l'aiuto di un esperto, potranno raccontare e raccontarsi. Perché la Chiesa Valdese fa questo? Ma evidentemente lo fa perché è una testimonianza evangelica e quindi è il nostro primo dovere. Ma lo facciamo anche perché riteniamo che la collaborazione con le istituzioni, ovunque sia possibile, è un forte valore aggiunto, è un dovere sociale cui noi dobbiamo rispondere. E quindi tutte le convenzioni che abbiamo, e questa in particolare, ci rendono forti in questa nostra scelta di collaborazione. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre alle istituzioni, erano presenti il prefetto Alessio Giuffrida e il questore di Firenze Intini, la Diaconia Valdese Fiorentina, che si è aggiudicata al bando di gestione e sviluppo del progetto, la Società della Salute e i rappresentanti di Libera, nelle figure del referente regionale Don Andrea Bigalli e del presidente Don Ciotti. Allora, i beni confiscati in questo momento storico sono davvero una delle trincee di democrazia di questo paese. In alcuni contesti questo appare con più evidenza perché sono cooperative sabotate, sono beni appunto continuamente pressati da una malevolenza e anche a volte una maldisponibilità di alcune amministrazioni. Quindi ci sono alcuni contesti in cui sicuramente gestire i beni confiscati diventa qualcosa anche di molto coraggioso, nonché molto difficile. Qui il contesto è diverso, comunque anche qui una volta di più noi possiamo renderci conto che cosa significa davvero democrazia. La partecipazione di tutti e l'idea appunto che si possano costruire e attuare dei progetti positivi che ci ricordano una volta di più che questo paese è sicuramente ostaggio di questi poteri, ma che questi poteri, se volessimo, avrebbero veramente vita molto breve. La democrazia, come voi mi insegnate, ci offre due grandi doni, la giustizia e la dignità umana. Ma la democrazia non sarà mai in piedi, mai, mai, se non c'è una terza gamba che la sorregge, che si chiama responsabilità. È quello che chiediamo alla politica e alle istituzioni, ma vi prego, non chiediamolo alla politica e alle istituzioni se prima non la chiediamo a noi come cittadini. La nostra parte di responsabilità. La nostra parte di responsabilità. Voi lo sapete e me lo insegnate. Il problema non sono le mafie, non sono i mafiosi, non sono i corrotti. Il problema siamo noi. Possibile che milioni di italiani non riescono a prendere coscienza di questi parassiti della società che la corruzione e la mafia e quant'altro. Sono i parassiti, i veri parassiti che ci impoveriscono tutti. Io sono felicissimo. Per me è una gioia, credete, che quando nel 96 abbiamo raccolto più milioni di firme per chiedere una cosa semplice, ma che è costata moltissimo, l'uso sociale di questi beni. Non è sempre possibile, non è un dogma, ma dov'è possibile devono essere istituiti tutti alla collettività, al servizio del bene comune. E per me è una gioia essere a Campi Bisenzio
E la diaconia valdese è una meraviglia. E i ragazzini che verranno qui, i ragazzi che vengono qui, proprio perché trovano innanzitutto un percorso, una casa, e poi accompagnati in un'opportunità anche di apprendimento e di lavoro, che vuol dire dignità. Oh, l'Italia ha 6 milioni di analfabeti, analfabetismo di ritorno, e ce lo ricorda Tullio De Mauro, suo fratello Cosa Nostra l'ha ucciso. Lui è stato ed è un punto di riferimento, analfabetismo di ritorno. È la cultura che dà la sveglia alle coscienze. I percorsi dell'educare, come sono importanti e fondamentali. Le occasioni che devono essere offerte alle persone per ritrovare un senso, un significato profondo alla vita. Abbiamo la fortuna a Campi Bisenzio di avere ancora, e non viene a caso, su questo ci investiamo con forza, una comunità vivace, un senso di comunità forte, una comunità inclusiva, una comunità che si basa sui valori della reciprocità, della collaborazione e dell'idea del dono. Questo è quello sul quale noi tutti i giorni lavoriamo. Il nostro obiettivo è costruire l'opera pubblica più importante può realizzare la politica, un'istituzione è provare a realizzare una comunità con queste caratteristiche e con questi valori, su questo stiamo lavorando. Ed oggi in questo complesso mosaico mettiamo un pezzo fondamentale, l'apertura di questa realtà che ha le caratteristiche che dicevo prima. E per noi è un grande momento di soddisfazione che ci porta ad raggiungere un obiettivo e ci dà lo stimolo per continuare su questa strada. È un segno di concretezza, di speranza. È un segno di vittoria dello Stato, ma anche della società civile responsabile, perché l'uso sociale diventa molto importante. Da beni esclusivi devono ritornare dei beni condivisi, soprattutto devono ritornare a essere uno strumento per dare un po' di libertà, di dignità, di vita, come in questo caso per accompagnare dei ragazzi, avendo un punto di riferimento la casa, ma anche un percorso che si va a costruire nella dimensione importante della dignità e della libertà che è il lavoro. E mi fa piacere che sia Diaconia Valdese e Fiorentina a prendere in gestione per fare questo servizio. È un segno di grande positività e mi pare di dover dire anche un segno di speranza. E se le viole rappresentano una primavera, quella di Campi Bisenzio si preannuncia all'insegna della solidarietà.